Gianna Tempo. Allora, la cooperativa sociale Altereco, insieme alla cooperativa sociale Pietre di Scarto e anche all'associazione culturale, avete organizzato questo evento conclusivo del progetto Legalità che fa scuola. Quanto siete soddisfatti e quali sono il bilancio di questo progetto? Allora, il progetto è un progetto biennale, la soddisfazione è tantissima perché è coinvolto circa 60 ragazzi provenienti da tutti gli istituti superiori della città di Cerignola, e tutti gli istituti superiori della città di Cerignola sono partner insieme a Libera Nazionale. La soddisfazione è tanta perché questo progetto ha stabilito delle relazioni non solo col territorio ma con i ragazzi, che spero siano durature e portino alla crescita della comunità intera, perché al termine di tutto questo percorso cosa rimane? Rimane una relazione. La relazione non solo tra le persone, ma una riqualificazione della relazione tra i ragazzi e la comunità. Senti, allora, quanto è importante anche la presenza del referente di Libera provinciale, ma anche del prefetto di Foggia e Tirone? È importantissima per noi, perché dà credito a quelli che sono i percorsi formativi per far evolvere una comunità. Grazie. Grazie a te. Grazie. Grazie di cuore.